Vax & Go, una nuova struttura di 150 metri quadri, è stata realizzata da Aeroporti di Roma, Regione Lazio e Istituto Spallanzani. Il nuovo punto vaccini, presente all'interno del Terminal 3 Partenze, sarà operativo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, e disporrà sia dei vaccini ad mRNA Pfizer e Moderna, e sia del monodose Johnson & Johnson. Stai partendo per una vacanza? Sì, sono andata a trovare degli amici. E com'è stato, insomma, vaccinarsi in aeroporto? È stato inaspettato, fino a ieri non credo che l'avrei pensato, e comodissimo e loro tutti gentili, quindi un'esperienza super. È banale, ma di vaccinarsi, perché è l'unico modo per ripartire. Io in casa ho avuto anche esperienza di Covid pesante, non lo auguro a nessuno, e quindi se l'unico modo è vaccinarsi, ragazzi, vacciniamoci tutti. Ultima domanda, quale vaccino hai utilizzato? Pfizer, ma a caso, vanno bene tutti. Noi dobbiamo portare l'Italia fuori dall'incubo del Covid e ridare agli italiani la libertà di vivere. E la nostra regione vuole fare la propria parte, anche con questo Go and Vax, che è un'ennesima opportunità per vaccinarsi. Vogliamo viaggiare e riempire di nuovo gli aeroporti e le mete turistiche senza l'ossessione del rischio di poter salutare o stringere la mano a qualcuno. Grazie veramente a DR, lo voglio sottolineare, perché questa forma di collaborazione in questa regione ha fatto la differenza. Quindi grazie davvero e speriamo che l'Europa segua questo esempio. Oggi si inaugura il primo aeroporto in Italia, il primo centro vaccinale integrato nel terminal. È un centro vaccinale che ha la possibilità di essere utilizzato senza prenotazione, in una logica di free flow. Ogni passeggero potrà venire qui e liberamente decidere di vaccinarsi con Pfizer, Moderna o anche il monodose Johnson & Johnson. È un invito a vaccinarsi, è un invito a viaggiare, è un invito a vivere, a riprendersi la propria libertà, a rispettare la propria salute ma anche la salute degli altri. Il nuovo centro si aggiunge quindi al lab presente nei parcheggi lunga sosta e alle strutture sia interne allo scalo che esterne per i test Covid-19. Un ulteriore passo che punta a rendere sempre di più lo scalo di Fiumicino pratico e sicuro.